Caraccia è un bellissimo ritrovo a Caposotto di Sermide, nella tranquillità e nel verde della pianura padana, appoggiato alla riva del Po. Un luogo tranquillo, silenzioso ed accogliente per chi cerca una festosa, genuina atmosfera. La proposta culinaria si basa su una cucina di tradizione familiare, con il recupero di ricette casalinghe e di sapori locali più tipici, bilanciandoli perché si possano gustare appieno. Ai tavoli di questo locale originale si esaltano quasi per contrasto il legame fra la cucina semplice e genuina dell'osteria a quella più elaborata della gastronomia del ristorante. Allora, siamo qua all'interno della cucina della Cucaraccia. Abbiamo qui con noi Nadia. Cosa ci hai preparato oggi? Allora, sono delle polentine coi funghi. Vi do gli ingredienti per 6 persone per la polenta. Sono 1 litro d'acqua con 1 cucchiaio raso di sale e 200 g di farina di grano turco. Poi 600 g di funghi misti, una mezza cipolla tagliata, 2 spicchi d'aglio, prezzemolo tritato, scaglie di grana e basta. Silvana e le due Nadia sono le artefici dalle cui mani ed attenzioni sono preparati i gustosi piatti e i dolci fatti in casa. Come seconda preparazione Nadia ci ha preparato delle pere al cioccolato. Gli ingredienti sono, per una persona ovviamente, una pera che va cotta in un misto di 1/2 litro di acqua, 1/2 litro di vino bianco, 1/2 bicchiere di vermut bianco, 2 chiodi di garofano e della scorza di limone. Il cioccolato va sciolto a bagnomaria con 2 cucchiai di panna per renderlo più morbido e poi guarnito con della granella di mandorle. Cuochi provetti ed appassionati sono i maestri delle carni alla griglia, alla piastra o sotto la cenere. Sono molte le specialità che la cucina della Cucaraccia propone, con accompagnamento di vini del territorio, in un ambiente fatto di familiari attenzioni per un incontro semplice ed emozionante.